Salve ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Oggi vi voglio porre una domanda: secondo voi gli animali si ubriacano? Esatto, per quelli di voi che hanno risposto sì, si ubriacano, è sbagliato per chi ha detto no, non si ubriacano, non è possibile. In effetti non lo fanno in maniera volontaria, non so, come noi che vanno al bar e tracannano aperitivi fino alla morte dei sensi, no. Loro si ubriacano perché mangiano della frutta in avanzato stato di fermentazione. Perché lo fanno? Perché magari trovano questa frutta caduta dagli alberi da diverse settimane, e siccome è in avanzato stato di fermentazione è anche molto più dolce questa frutta, quindi ovviamente va lì e se ne fa una scorpacciata, perché gli animali sono ghiotti di sostanze zuccherine spesso e volentieri. E quindi troviamo magari scimmie che, dopo essersi fatto una scorpacciata di questa frutta molto molto fermentata, cadono dagli alberi oppure hanno comportamenti molto strani. Quindi sì, gli animali si possono ubriacare, e no, non lo fanno in maniera consapevole. Ok, ma ci sono anche animali che non si possono ubriacare, tipo gli elefanti. Anche se su internet girano video in cui si vedono questi elefanti che dondolano, insomma, hanno comportamenti molto strani, è scientificamente impossibile che si siano ubriacati, perché significa che dovrebbero aver mangiato un'enormità di frutti fermentati, data la loro mole. In realtà si pensa che questi animali, spesso, che appunto si trovano sui video su internet, si siano intossicati con qualsiasi altra sostanza, ma non che si siano ubriacati. Invece c'è un animaletto, che è tipo un topo, che ha il record per l'animale più ubriaco del mondo, anche se in realtà non si ubriaca. Si chiama la tupaia e ogni giorno è come se si facesse tipo 9 cicchetti di whisky. In realtà però è un cosetto così, quindi non è che 9 cicchetti di whisky per una stazza così, insomma, la farebbero demolire quel povero topino. In realtà non si ubriaca perché si è evoluto per dividere queste sostanze, quindi anche se beve un nettare, che è il nettare della palma, che fermenta molto, quindi perché c'è una presenza molto alta di lieviti in questo nettare, in realtà non si ubriaca. Si pensa che, data l'evoluzione eccetera eccetera, abbia iniziato ad ubriacarsi così all'inizio dei tempi per poter mangiare di più, perché l'alcol lo sappiamo perché ci facciamo gli aperitivi e ci facciamo uno stomaco, una panza tanta, quindi ti fa aumentare la fame, no? Allora, ovviamente l'evoluzione, il più grosso vince, il più grosso è chi mangia di più, e la tupaia pare si sia evoluta in questo modo. Non c'è un animale che lo batte ad ubriacatura, quindi questa è una particolarità di questo topino. Quindi ragazzi, speriamo che questa risposta vi sia piaciuta, e fatemi sapere qui sotto se volete altre domande strane.